fan di Springsteen già allora, io un po' meno, ho cominciato ad esserlo successivamente all'mitico incontro. Verso le 2:30 arriviamo ad Asbury Park, Stone Pony. Ascoltando tanti album e immaginando viaggi e fughe, l'amico del cuore Luigi mi aveva parlato di un certo Bruce Springsteen, che pareva incarnare esattamente quello che noi volevamo diventare. E così, dopo lunghe sedute di riflessione per decidere quale album acquistare in società, in quell'autunno del 1980 avevamo optato per The River. Sono pronto e tocca a me. L'aria fresca soffierà. L'armatura non avrò. A settembre partirò. Entro il giorno sparisce. Primavera vera. Sarà dolce e nervosa, ma non mi scapperà. Salirò sul mantello e non la fuggirò. I'm a twisted and sad walking past the end. You see.